era proprio come così addormentato il ricordo e la voglia di ricordarlo, di ricordare Pasolini. Allora cominciamo a fare un giro d'orizzonte, vediamo dove può essere in carcere. In carcere a Ventimiglia per uno dei suoi, lui chiamava i suoi reatucci, cioè praticamente rubava e quindi era messo in carcere. Allora io ovviamente ho ottenuto il permesso, quindi molto contento di fare l'intervista con me. Insomma, io mi sono studiato tutto il processo Pasolini, ho intervistato Pelosi e lui in quella circostanza mi ha raccontato la stessa storia, cioè sostanzialmente che io gli ho contestato punto per punto, che per lui era stato quella che lui sapeva, era stato Pasolini che aveva tentato di contarlo, lui l'aveva conosciuto quella sera, eccetera, e insomma aveva tentato di sodomizzarlo, lui aveva reagito, non so che era passato con la macchina. Io gli ho contestato punto per punto, gli ho mostrato come fosse assolutamente impossibile una verità di quel tipo, insomma. Dopodiché, come lui ha detto, io rubo perché sono Pelosi, l'assassino di Pasolini, nessuno mi dà da lavorare. Io ho detto, anzitutto, se fossi il signor Rossi, avessi ammazzato il signor Rossi, questo non ve lo consento io, perché sono tutti uguali, non esiste una gerarchia di valori. Insomma, lei ha ammazzato un uomo che si chiamava Pasolini, quindi per questo lei è stato condannato. Però, voglio dire, lei dice che non trova lavoro, ma che lo trovi il lavoro? Io ho trovato il lavoro. E lui praticamente è andato a lavorare nei giardinetti del comune, eccetera, ho trovato a lavorare praticamente. E lui mi telefonava periodicamente. Nel 2005 io facevo un risultato, un'altra trasmissione mia, cui tengo molto, e lui mi telefona e mi dice: io la voglio incontrare, vorrei incontrarla, però dove non ci vede nessuno. Quindi ci siamo, perché le devo dire una cosa, la voglio dire a lei, e ci siamo incontrati come due amanti segreti in un bar di periferia. E quindi quando ho detto, ma come si è andato? Cioè, dovevo andare con un amante, si è andato solo, no? Quindi sono andato in un bar di periferia, cioè, lui mi ha detto, no, io voglio dirle la verità, i miei genitori sono morti e voglio raccontare a lei, perché voglio che sia lei praticamente a dire questo, insomma, sostanzialmente. E lui ha raccontato, non sono stato io, sono quella sera, ho detto un sacco di bugie, non quella sera, però siccome mi avevo minacciato sui miei genitori, io adesso ho un figlio praticamente, sulla corrente, non voglio morire col fatto di essere assassino di Pasolini. E le cose sono svolte come voi inutili che le racconto, che non era vero che Pasolini aveva intentato solubizzarlo, che aveva avuto un rapporto orale, insomma così, insomma, che praticamente e poi erano arrivate queste tre persone, insomma, ecco, lui praticamente, io l'ho incontrato sempre come due amanti segreti più di una volta in questo bar di periferia, perché continuava a insistere che mi dicesse i nomi. E lui diceva che non conosceva, non sapeva chi fosse. A un certo punto allora il direttore nostro era Paolo Ruffini, e quindi io con il direttore Ruffini, tenendo tutto segreto praticamente, perché non solo fosse uscito una mezza parola, immaginate cosa i colleghi naturalmente fanno il loro mestiere, insomma, infatti, insomma, cosa che è successo, l'avrebbero braccato anche sotto terra. Quindi io praticamente abbiamo deciso con il direttore di rete di fare così sulla puntata. E quindi io ho fatto la puntata di come sul drago, ho ricostruito tutto il caso, di se la ricordate, ho un punto di scontro, insomma, praticamente ho ricostruito tutta la storia di Pasolini, poi è anche come morto, ho mostrato delle foto terribili, io ho avvertito la prima serata, erano foto molto dure, quindi insomma, persone sensibili, magari che mostravo solo quelle indispensabili, come fosse stato ridotto il corpo di Pasolini da chi lo aveva massacrato. E poi a un certo punto è stato anche il presidente Moro, presidente della Corte d'Assise, che aveva fatto il fratello di Moro, dell'Università, che aveva condannato in Assise Pasolini per il delitto di concorso con ignoti. Logicamente questi ignoti non sono mai stati cercati, insomma, quindi comunque. E io ho detto al presidente Moro, gli ho chiesto perché non erano stati cercati, bisognava riaprire il processo, invece non è stato riaperto. È stato mandato subito in appello e condannato Pelosi senza a cercare gli ignoti, perché Pasolini a quel punto doveva essere il frocio, perché allora gli omosessuali con grande disprezzo, insomma, cosa che adesso non si può, io sono dico una gay, insomma, come anche. Sostanzialmente lui doveva essere il frocio che aveva che
sbandierava contro la Democrazia Cristiana, che fava la luce, che poi diceva che doveva andare al Capestro, a Mauro, a Vani, eccetera, e poi era il frocio che aumentava i ragazzi di Borgata, insomma, quindi ecco perché è stato chiuso subito e appunto il processo è andato, è stato condannato solo Pelosi. Però praticamente io ho chiesto al presidente Moro, dico presidente, secondo lei a distanza di quasi 30 anni si potrebbe sapere una verità sul diritto Pasolini? E lui ha detto, mi sembra difficile, ma perché no? Pino Pelosi in quel momento l'ha carambato, ha fatto uscire dal buio Pino Pelosi. E c'era uno studio dell'avvocato Calvi e Marazzita che sono rimasti basiti perché non si aspettavano niente così e mi ha raccontato quello che poi si è aperto il processo. Ecco, insomma. E quindi ci teniamo perché, devo dire, è professionalmente. Grazie.